Benvenuti a TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTO Aquesio. La Presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini e l'Assessore all'Urbanistica e Riqualificazione Urbana Silvano Rometti illustreranno nel corso di una conferenza stampa le finalità e i contenuti dell'avviso per la presentazione dei programmi integrati di sviluppo urbano PUC 3 destinato ai comuni umbri con popolazione non superiore a 10.000 abitanti. Saranno cofinanziati, spiega Palazzo Donini in una nota, programmi di rilevanza urbana riferiti a un unico centro abitato o di rilevanza sovracomunale che interessano parti di territori di più comuni confinanti o prossimi. Interverrà il coordinatore dei piccoli comuni dell'Anci Umbria, il sindaco di Avigliano Umbro, Giuseppe Chianella. Artigianato ed enogastronomia sono stati protagonisti per una settimana della seconda edizione di Quattro Passi nella Rocca, la mostra mercato promossa dall'Associazione L'Arte e la Terra, in scena da giovedì 25 aprile a mercoledì 1 maggio all'interno delle sale della Rocca Paolina di Perugia. Circa 35 gli espositori locali e non che hanno messo in vetrina per tutta la durata della manifestazione dalle 9 alle 22 lavori in ferro battuto, birra artigianale, bigiotteria di Murano, candele fatte a mano, ma anche prodotti della cucina umbra come il tartufo e il cioccolato, oltre a tipicità provenienti da altre regioni italiane. Non sono mancati inoltre momenti culturali con mostre di pittura e scultura. Quest'anno è stato dedicato ampio spazio al tema del benessere a tavola attraverso una serie di incontri con Fabio Chiappini, esperto di olio extravergine e fondatore del progetto IO, insieme a Massimo Sacco. Dopo il successo della prima edizione, torna Fate Questo in Memoria di Me con il corso di formazione per volontari nella valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici promosso dalla Diocesi di Orvieto Todi, organizzato dall'Associazione Pietre Vive. Il primo dei 9 incontri si terrà sabato prossimo dalle 9 alle 13 presso il Palazzo Vescovile di Orvieto, Sala Pieri. Ad inaugurare il corso sarà il Vescovo Benedetto Tuzia, che ribadirà l'importanza della formazione di volontari anche in visione delle iniziative culturali dell'annunciato Giubileo Eucaristico commemorativo del 750° anniversario del Miracolo Eucaristico di Bolsena e della Bolla Transiturus firmata in Orvieto da Papa Urbano IV. Torna la serata all'Oasi Astronomica Monte Rufeno di Acqua Pendente sabato 11 maggio. L'appuntamento è previsto per le 19.20 direttamente all'osservatorio. La serata inizierà con l'osservazione del Sole, seguirà con una presentazione in sala multimediale, quindi lezione al planetario ed infine osservazione al telescopio e al microscopio. È importante dotarsi di scarpe comode, cena al sacco, acqua da bere e torcia elettrica per il rientro in notturna. Rinnovata la sinergia fra i presidenti regionali dell'Umbria, Giuseppe Lomurno, e provinciale di Perugia, Luigi Tardioli, della Federazione Italiana Pallavolo, la FIPAV, che nella mattinata di sabato scorso hanno tagliato il nastro della nuova sede del comitato provinciale, adesso adiacente a quello del regionale. All'inaugurazione della struttura in via di Latica 111 a Ponte San Giovanni di Perugia, oltre al presidente, erano presenti numerose autorità. Perugia e l'Umbria, per noi è una regione, una città decisamente importante per la pallavolo. Perugia è l'unica città in Italia dove esistono 3 società di serie 1 maschile. Perugia è una città con 90 società iscritte e tesserate, affiliate alla Federazione Italiana Pallavolo, e inoltre, come diceva bene lei, in questo momento particolare di crisi è veramente un piacere vedere che i nostri comitati effettivamente fanno di tutto per poter andare avanti in maniera autonoma e sopravvivere. Con questo è tutto, TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTO Aquesio, torna puntuale tra un'ora.